Las próximas elecciones de Italia, que se desarrollarán en Italia el 25 de septiembre, pero en América desde el 7 al 22 de septiembre, nos presenta candidatos que en este sector del mundo se van a presentar con esta particularidad que tiene Italia a diputados y a senadores. En este caso, tenemos la visita de Fabio Porta, que es actualmente senador y que es candidato a diputado en esta lista por el Partido Democrático, por la alianza que integra el Partido Democrático, o vamos a ver cómo es la Sí. situación, porque hay alianzas, está el partido. Y lo acompaña en esta ocasión la viceministra de Asuntos Exteriores de Italia, Marina Sereni. Un gusto tenerlos por acá. Gracias. Fabio, bueno, tenemos elecciones desde el 20, dijimos, desde el 7 al 22 se desarrollan acá en esta zona de América. ¿Cuál es la potestad de un legislador, de un diputado en este caso, sobre las políticas o sobre las cuestiones que tienen que ver con el gobierno de Italia específicamente? Si interviene, digamos, el que ha elegido diputado en las cuestiones internas de Italia específicamente, o se dedica exclusivamente a las cuestiones de América. En primer lugar, gracias por la oportunidad de hablar de un asunto tan importante que es la elección, la participación de la comunidad italiana, principalmente de Rosario, Santa Fe y de Argentina, a través de las elecciones. Esto es el gran desafío, representar la comunidad italiana en el exterior, ma al mismo tiempo ser un representante de todos los italianos, ¿no? Y acompañar los asuntos que vive hoy Italia, de la política económica, de la política social, de la política internacional. O sea, somos legisladores como todos Plenos. los otros legisladores, con un desafío, con una tarea más mayor, tal vez, que representar una comunidad grande que está fuera de Italia. La lista de diputados es hoy encabezada por una residente en Venezuela. Según sabemos, te habían ofrecido a vos la titularidad de la lista, encabezar la lista, pero Sí. decidieron hacerlo entre Claro. ustedes por la candidata venezolana, la candidata que reside en Venezuela. ¿A qué se debe esa cuestión? ¿Qué características tiene? Sí, penso que es una indicación muy importante de valorización de las mujeres, de la juventud y de una comunidad como de italianos en Venezuela, que en los últimos años pasó algún momento de grande dificultad. Entonces, yo, a pesar de ser el parlamentario más experiente, más antiguo de América del Sur, ayudé al partido a indicar una joven mujer como cabeza de lista, ¿no? En la Cámara, y un importante nuestro representante de la comunidad en Argentina como cabeza de lista en el Senado, el doctor Mario Sebastiani, para que possa representar la comunidad italiana de Argentina, que es la más importante en el mundo. Vale aclarar que estás residiendo en Brasil, Sí, ¿no? yo soy residente en Brasil, nací en Sicilia y a más de 20 años trabajo con el movimiento sindical y ahora como parlamentario entre Brasil, Sudamérica e Italia. ¿Cuáles son las propuestas más sobresalientes, más concretas que tienen para esta candidatura? ¿Qué es lo que proponen? La candidatura, en primer lugar, es una candidatura del Partido Democrático, que en este momento es el principal partido progresista de centro izquierda italiano. Es uno de los más importantes de Europa, porque es una elección muy delicada en un momento internacional. Por eso la visita de nuestra vicecanciller acá en Italia. En segundo lugar, es una candidatura que tiene como perfil, como prioridad, la representación de esta comunidad de italianos en Sudamérica, en Italia, porque es una comunidad que constituye para nosotros, en un momento de grande retomada del crecimiento, una oportunidad de relaciones culturales, comerciales, económicas. Claramente, tenemos conciencia de los grandes problemas, de las dificultades de la red consular, que nosotros ya, a través de los gobiernos, con la presencia
de compañeras como Marina Sereni, como otros, como el ministro Gentiloni en el pasado, que colocaron, inversionaron mucho, ¿no?, en este sistema, en esta red consular, para desarrollar un trabajo mejor en el área del turismo de las raíces, por ejemplo, permitiendo, ¿no?, y favoreciendo el retorno, un intercambio principalmente de las jóvenes generaciones para Italia, y la relación económica y comercial, porque hay grandes empresas italianas aquí en este continente. Tenemos que aumentar este intercambio, y tenemos principalmente que trabajar porque Italia y Argentina, Europa y América del Sur possono essere protagonista di un prossimo futuro. Marina, y agradeciéndote el límite que tengo en comprender el italiano, a pesar de ser descendiente. Fabio mi aiuterà. Él nos va a oficiar en este momento de traductor. Muy bien. Marina, además de ser viceministra de Asuntos Exteriores de Italia, ha sido integrante destacada del Partido Democrático, vicepresidenta y también vicepresidente de la Cámara de Diputados de Italia, ¿no? Más ahora orientado a la cuestión de la política, el Partido Democrático, como toda la política italiana en este momento, está en ebullición porque se han dado idas y venidas en cuanto a las alianzas que sostenían el gobierno de Mario Draghi. Se ha reconfigurado la situación, si el Partido Democrático, ustedes han incorporado sectores de izquierda, lo que produjo que se salieran otros sectores, y porque la que parece ser la elección final va a ser una polarización entre el sector que encabezan ustedes y el sector de la llamada derecha italiana. ¿Cómo ve esta situación? Beh, è una votazione molto importante per il futuro del paese, del nostro paese, ma anche per il futuro dell'Europa. Il Partito Democratico e la coalizione progressista che noi guidiamo è l'unico argine possibile ad una destra che è una destra estrema, è una destra sovranista, è una destra che per l'America Latina assomiglia a quella di Bolsonaro. È una destra che vuole un'Europa più debole, più chiusa, ed è una destra che punta sul nazionalismo. Noi pensiamo che in questo momento, intanto avremmo voluto che il presidente Draghi continuasse il suo lavoro, perché c'è un'emergenza internazionale, che è la guerra in Ucraina, e perché questa emergenza internazionale sta producendo delle conseguenze molto forti sulla economia e sulla vita dei lavoratori e delle imprese italiane. Fabio, un po' con la sintesi. Penso che sia chiaro, no? Marina subrayò che questa elezione è molto importante per Italia, per il nostro paese, ma in questo momento per l'Europa e per il mondo, no? En primer lugar, porque estamos dentro de una guerra en el corazón de la Europa, pero también porque estamos enfrentando una derecha radical, una derecha que es vinculada a figuras como el Bolsonaro en Brasil. En nuestra opinión, está diciendo Marina, el gobierno Draghi podría continuar este propio trabajo en esta situación de crisis internacionales, lamentablemente, por causa, ¿no?, de la decisión de la derecha, no fue posible. Digamos que Mario Draghi están planteando ustedes la posibilidad de la continuidad de Mario Draghi. ¿Es factible esto? Es muy difícil. Mario Draghi no es una figura política. Mario Draghi es un grande italiano y es un grande europeo. La sua autorevolezza avrebbe aiutato l'Italia ad essere più forte in questo momento in Europa. Purtroppo non è così, non sarà così. Pensiamo che dopo le elezioni il governo sarà un governo politico e sarà un governo, a seconda di chi avrà vinto, che dovrà decidere quali sono i suoi alleati nel mondo. I nostri alleati sono i paesi democratici,
sono i paesi che stanno in questo momento impegnandosi per uno sviluppo mondiale più equilibrato, sono i paesi che vogliono il multilateralismo e soprattutto in Europa sono i paesi che vogliono un'Europa più forte, più autonoma, più capace di incidere sulla vita delle persone e delle imprese. C'è una grande domanda in Italia e in Europa di protezione sociale e di sviluppo sostenibile. La differenza tra noi e la destra è che noi siamo per le rinnovabili e la destra è per tornare al carbone. La differenza tra noi e la destra è che noi siamo per i diritti delle donne, per esempio, e la destra è per tornare a un'idea tradizionale e chiusa del ruolo delle donne nella famiglia e nella società. La differenza tra noi e la destra è che noi siamo per i lavoratori, per chi paga le tasse, e la destra vuole abbassare le tasse ai ricchi. Queste sono le differenze di fondo e pensiamo che queste differenze interessino anche il rapporto tra l'Italia e l'America Latina. Sì, con relazione al governo Draghi e al prossimo governo, sarà difficile che haja una continuità di questo governo, in primo luogo perché Mario Draghi non è un politico, in secondo luogo perché è probabile che il prossimo governo sarà un governo politico, un governo che dipendendo della vittoria della destra o della sinistra va anche a riposizionare o confermare la posizione della Italia nel mondo, delle alleanze dell'Italia nel mondo. Le nostre alleanze sono con i democratici, i multilateralisti, i progressisti, i partiti, i governi che vogliono un'Europa più forte e che vogliono un sviluppo sostenibile. Con una clara definizione in relazione tanto a los derechos civiles, los derechos de las mujeres e del mondo del lavoro, per esempio, in quanto la derecha quiere diminuire los impuestos para los ricos, tiene, o sea, una posizione totalmente differente, e finalizzando, nosotros tenemos la relazione con América Latina come priorità de politica exterior. Usted habló del multilateralismo, que viene a ser un poco, desde la visión de ustedes, la nueva forma que va a ir adquiriendo el mundo. Francisco, el Papa, dice que es un poliedro irregular en donde cada uno de los lados tiene un valor sustancial a pesar del tamaño que cada uno de ellos tenga, pero que si falta uno de esos, el mundo no... Contrario con el mundo de la globalización, en donde todos los puntos estaban equidistantes del centro. ¿Qué mirada tienen desde su lugar esta conformación, digamos, se avanzará hacia ello? ¿O hay sectores que parecen volver a, o pretender volver a la cuestión globalista sin tanta mirada, digamos, diversa che può tenere questo mondo? In questi anni noi abbiamo avuto due traumi molto grandi. Il primo è stato il Covid e Papa Francesco ha detto con poche parole una grande verità. Nessuno si salva da solo. Dalla pandemia si può uscire, da questa pandemia e da altri rischi per la salute globale, si può uscire se tutti collaborano, se tutti aiutano. In questo senso noi abbiamo agito in questi anni, l'Europa e soprattutto l'Italia, abbiamo cercato di collaborare con le organizzazioni internazionali per dare una risposta equa, perché non basta vaccinare in Europa, bisogna vaccinare nel mondo per scombattere e per sconfiggere un Covid-19. La globalizzazione ha dimostrato che ci sono stati anche molti perdenti. C'è chi ha guadagnato molto, ma c'è chi anche ha rimesso molto. È stato chiaro che questo è l'altro punto su cui i progressisti stanno lavorando e noi lavoriamo insieme agli altri progressisti,
La globalizzazione può essere un fatto positivo se il governo della globalizzazione è multilaterale, se si ascoltano gli interessi di tutti. In questo senso l'Europa è importante. Noi abbiamo avuto un governo degli Stati Uniti con Trump che ha cercato di indebolire l'Europa e che ha cercato di indebolire tutte le organizzazioni multilaterali, no? America prima, America first. Ma con America first ci rimettono i più deboli, ci rimettono i paesi che hanno invece bisogno di sostegno, di collaborazione, di cooperazione. Quindi noi lavoriamo per un multilateralismo efficace, capace di dare delle risposte concrete, equo, sostenibile. C'è un'altra crisi che ci sta attraversando, che è la crisi climatica. I paesi che più inquinano, che più producono anidride carbonica, non sono sempre i paesi che pagano il prezzo più alto di questo inquinamento. I paesi dell'Africa e molti paesi anche in America Latina hanno conseguenze drammatiche dal cambio climatico, anche se non sono i principali produttori di anidride carbonica. Ecco, serve multilateralismo, servono le Nazioni Unite, servono le organizzazioni regionali. L'Europa è molto importante in questo perché può essere la guida di un multilateralismo nuovo e l'Europa è il partner naturale dell'America Latina. I processi di integrazione in America Latina, come il Mercosur, come la costruzione del Parlamento del Mercosur e della Commissione, possono essere importanti e noi li sosteniamo perché possono aiutare ad un dialogo e ad una cooperazione reciprocamente vantaggiosa tra Europa e America Latina. Bene. Sì, in questi anni soffriamo due grandi traumi, tragedie, drammi, principalmente la pandemia, no? Il Covid. In questo senso l'espressione del Papa Francesco è indicativa, no? Nessuno si salva da solo, nessuno si salva solo. Questo perché la globalizzazione causa anche molti perditori, ma è anche un'opportunità se è governata, no? Attraverso il multilateralismo. Per questo è importante l'Europa, per questo il governo Trump voleva diminuire la forza dell'Europa. La nostra posizione per un multilateralismo equo, sostenibile. Il secondo grande problema è la crisi climatica, una crisi che sta attingendo principalmente Africa, America Latina, a pesar che non sono i paesi, i continenti che producono più polluzione, ma un motivo per fortalecer le istanze multilaterali, le Nazioni Unite, l'Europa, la integrazione regionale in America Latina, il Mercosur, questa è la nostra posizione. Per ultimo, una a cada uno, il mondo parece, diría que no, que está reordenándose este nuevo orden mundial que en este momento se está generando con precipitador, digamos, con la guerra de Rusia-Ucrania. Tiene también otro frente, tiene también otra disputa de fronteras, digamos, entre ganadores y perdedores del nuevo orden, que es la de China con Taiwán, digamos, ahí hay otro frente importantísimo, digamos. La guerra de Rusia y de Ucrania y la situación de China y Taiwán, una vez resuelta, ¿qué mundo ve que, o cuál aspiraría, o cuál sería el mundo al que aspiraría? Noi abbiamo fatto una scelta molto netta. L'Italia, guidata da Draghi, con il sostegno del Partito Democratico, è dalla parte dell'aggredito contro l'aggressore. Noi non siamo in guerra con la Russia, ma non possiamo accettare che ci sia un ordine mondiale che sia disegnato dal più forte dal punto di vista degli armamenti. Forse facciamo un pezzetto una volta. Sì, l'Italia con il governo Draghi toma una posizione molto chiara. Noi siamo della parte di chi soffrì un'aggressione, no? In questo caso Ucraina.
Questo non significa che non dobbiamo lavorare per la pace. Noi dobbiamo aiutare l'Ucraina, aiutare il popolo ucraino, ma dobbiamo continuamente cercare il negoziato e la pace. Questo non significa che noi siamo contro, no, il popolo russo, o che noi non vogliamo lavorare e costruire la pace. In questo momento il rischio è che il mondo si divida tra l'Occidente e tutto il resto del mondo. In questo momento il rischio è una divisione tra l'est e l'est del mondo. E noi non vogliamo tornare alla guerra fredda e non vogliamo tornare a un bipolarismo tra Russia e Cina da una parte e Stati Uniti e l'Occidente dall'altro. Sì, non vogliamo volvere alla guerra fredda, al bipolarismo tra Russia e Cina da un lato e Europa e Stati Uniti dall'altro. Per questo è molto importante il dialogo che l'Europa può avere con il resto del mondo. Per questo la importanza del dialogo d'Europa con il mondo. Noi pensiamo che l'America Latina abbia un ruolo da svolgere in questo scenario. Rimaniamo amici degli Stati Uniti, siamo alleati degli Stati Uniti. Pensiamo che paesi importanti come l'Argentina possano essere parte protagonista di un nuovo dialogo tra l'Europa e l'America Latina. L'America Latina può sviluppare un papel importante. Noi siamo amici degli Stati Uniti, ma vogliamo in un mondo multilaterale, dove l'Argentina può tenere un papel molto importante in questo senso, in questa relazione con l'Europa principalmente. Mi obbliga a... In che senso l'Argentina stima che può essere importante, diciamo? Intanto l'Argentina, insieme ovviamente ad altri paesi di questa regione, è un paese democratico. La posizione che l'Argentina ha tenuto alle Nazioni Unite sulla guerra in Ucraina è una posizione molto simile alla nostra. E pensiamo che ci sia uno spazio per approfondire questo dialogo, anche rispetto alle collaborazione economica, con la cooperazione economica. Le nostre economie possono essere complementari. Italia e Argentina, Europa e Argentina possono collaborare anche sul piano economico senza con beneficio di tutti e due. Bien. Sì, in primo luogo perché è un paese democratico, perché ha una posizione parecida con l'Italia, per esempio nel caso dell'Ucraina, ma principalmente perché ha un spazio economico di profondizzare, un'economia complementare e questa relazione trae benefici mutui. Bien. Dato che, come dicevamo al principio, hai 1.200.000 votanti approximativamente in Sud America, stavamo dicendo, no? Sì, 1.800.000, un numero molto grande. È molto grande. Che offre, che certezze, che precisioni le dà, in questo caso, il Partito Democratico, per che, in questo caso, a Fabio Porta, e a Finocchiaro, che lo abbiamo anche qui, lo votino? No, la nostra preoccupazione, la messaggio che stiamo inviando, no, agli italiani d'Argentina, d'America del Sud, è appoggiare un partito importante, un partito che tiene una larga storia junto alla comunità italiana, principalmente di questa parte del mondo, perché altri movimenti, altri partiti che nascieron, in questo caso, qui in Argentina, non pueden representar con la misma fuerza, la misma seriedad, la misma competencia y principalmente con el apoyo, ¿no? En este caso estamos con un miembro del gobierno importante. Esto hace la diferencia. Entonces es importante apoyar el Partido Democrático. La candidatura de Salvatore Finocchiaro es muy importante porque es una candidatura de una persona que viene dell'associazionismo, del mondo degli italiani, dell'impegno politico in Argentina. In questo senso siamo molto orgogliosi di tener candidatura di questo tipo.
Fabio, Marina, han sido muy amables. Muchas gracias. Gracias.